Bentornati a una nuova sessione di allenamento indoor. Oggi siamo con Alessia Patuelle, faremo una lezione di 25 minuti molto interessante. Pronti a partire con i vostri computerini? 3, 2, 1, via! Allora, iniziamo con un'intensità tranquilla, intensità livello 2, quindi appena appena sopra l'essere quasi in poltrona, quindi una cosa molto rilassante. Anche perché dobbiamo scaldarci, facciamo 2 minuti così, intanto andiamo a spiegare un pochino che cosa si farà oggi. Allora, è un lavoro che stimola la capacità aerobica e nella seconda parte anche un pochino la capacità anaerobica. Quindi faremo delle belle ripetute da 2-3 minuti al medio, medio soglia, per poi finire con delle accelerazioni da 30 secondi fuori soglia. Però oggi non c'è niente di massimale, quindi è una sessione non troppo impattante, non di quelle che sconvolgono, che poi dopo rimani un po' per aria. Esatto, un po' più tranquilla, tra virgolette. Tu quando è che faresti una sessione così? Periodo magari fuori stagione, periodo lontano dalle gare? Magari lontano dalle gare, visto che non ci sono troppi massimali, troppe ci cose sta, fuori soglia. Ci sta, tenersi in forma. Poi 25 minuti fa anche esatto. Fretta, una cosa che passa velocemente. Quando magari si ha poco tempo, si vuole fare un allenamento comunque impegnativo, perché vedi in testa 6, 7, quindi siamo quasi alla soglia. Quando Alessia abbassa lo sguardo, sta guardando la tabella e dice: ma questo cosa sta dicendo? Che non è facile. No, in realtà dai, non è una roba impossibile, abbiamo fatto di peggio, sì. Anche tu hai fatto di peggio con Alan la sessione scorsa, quindi questa è un pochino più tranquilla. E sì, dai, adesso stiamo finendo questi 30 secondi, poi passiamo a livello 3, quindi essenzialmente buttiamo giù un dente, spingiamo leggermente di più. Poi recuperiamo e poi facciamo la prima ripetuta a intensità 6 per 3 minuti. Intensità 6 vuol dire in realtà un medio alto, un veloce, un pochino sotto la soglia anaerobica. Quindi la sensazione di riuscire a parlare con un po' di difficoltà, insomma, non deve essere più facile, non deve essere una roba esagerata, però bisogna essere in quella condizione, diciamo, da velocità di crociera in cui si può stare parecchio tempo, ma non troppo facilmente. Sì, bisogna comunque fare un po' di fatica, sì. Non andiamo a spasso, dai. Esatto, è tipo quel ritmo bastardo, quando sei in bici. Quel 34-35 all'ora, sì. In pianura che ti fanno la mezza, una roba così, diciamo. Siamo passati tanto a livello 3, quindi buttiamo giù un dente. Stiamo sempre sulle nostre 80 RPM. Anche qui potete gestirlo un po' liberamente, 80 RPM è un consiglio, anche dopo andremo ad aumentare un pochino. Se vi sentite troppo lenti 80, potete andare a 90 tranquillamente, non c'è nessun problema. Tanto vi ricordo di bere. Anch'io ti seguo. Salviettina, che mi sono dimenticato, spero di non fare il lago del Maranga che ha fatto la volta scorsa. Vediamo chi è andato. Comunque è impegnativo, dai. Tu livello 3 come stai andando? Come battiti watt, come sei messa? Io sono a 157 battiti adesso. Ok. Così. Erano 85 pedalate. Ok. Sì. Anch'io 85 pedalate, 150 watt, quindi un livello, diciamo, metà della, rispetto alla mia FTP, ci siamo. Poi 10 secondi, poi alleggeriamo totalmente, quindi livello 1, che vuol dire proprio a un passo dal divano. Passeggiata. Passeggiata. Andiamo a prendere un gelato, un caffè. Ecco, questo è il livello 1, come deve essere. Proprio easy, tante RPM andiamo a scaricare. E penso alla partenza più soft nella storia dei video indoor, sì. Di GC in Italia, guarda. Dici? Indovina chi ha scelto questo video, visto che non c'era Maranga. Allora, no, dai, adesso si inizia. Vedi, siete spartiti in modo eco, assolutamente eco. L'ho deciso io in modo eco. Dai, andiamo a livello 6, tra poco. Qua si inizia a fare un pochino di fatica. 3 minuti così, per darvi qualche dato, siamo ancora una grande. Anch'io. Io ho un FTP attorno ai 300 watt, sto andando a 260-270, quindi si deve sentire la fatica qui. Teniamo sempre 80 RPM, ma se siamo più comodi andiamo anche un pochino più agili, Non fossilizzatevi su questo dato. Non bisogna morirci, non siamo alla soglia. No, però Alessia, tu che dei due sei quella in forma. Sì. Come dicevo, questa intensità si fa fatica a parlare, adesso... Devo fare i discorsi. Ok, arrivati il mio turno di passo il testimone. Brava.
Esattamente. Beh sì, dai, un minuto andato, ancora 2 minuti. Sì. Battiti in questo caso, se utilizzate il cuore, devono salire gradualmente. Nel primo minuto devono continuare a salire un pochino alla volta e poi stabilizzarsi qualche battito sotto la vostra soglia anaerobica. Non dovete sforarla e non dovete avere fretta nel farli salire, c'è bisogno un pochino di tempo a queste intensità che non sono altissime. Anche perché siamo all'inizio, se speriamo adesso poi arriviamo alla fine un esatto. Po' corti. Quindi... il cuore deve avere tempo di sbloccarsi. A metà della ripetuta. Com'è? Beh dai, bene. Sì. Sto sempre tra 250 e 280 watt. E va bene. E i battiti come sono? 170. Quanto hai di soglia? 185. 85? Sì. Perfetto. Siamo calibrati bene. In bolla. È in bolla, è perfetto. In bolla. Ancora un minutino. Questo è il classico lavoro che senza un video così da vedere o senza un programma strutturato, mettersi a tenere questa intensità per lungo tempo è noioso e fastidioso, perché comunque i muscoli pizzicano. Sì. Non ti sembra di fare un lavoro esagerato perché non sia tutta, ma in realtà è un lavoro utilissimo questo per creare le basi poi per lavori più intensi, anche perché era uno zoccolo duro della condizione. Sì. Poi ci portiamo avanti tutto l'anno, lavoro al medio, che se ne dica, anche se ultimamente si parla tanto di lavoro polarizzato, che anche quello ha la sua utilità, lavoro al medio secondo me continua a essere un lavoro fondamentale perché era la base poi dell'allenamento. Assolutamente, anch'io tanto lavoro al medio durante l'anno, perché è fondamentale per fare la base, come dice Giorgio, del nostro fisico. 10 secondi e arriva l'intensità più bella di tutte, che è... modalità passeggiata. Modalità passeggiata. Modalità gelatino città alta. Boh, scarichiamo. Ah, molto bene. Vedi, quel senso di appagamento che ti dà il medio comunque non te lo dà nessun'altra intensità. Sì. So se capita anche a te. Sai, e quando, che capita sempre. Quando vai più forte dici, cioè, il dolore supera l'appagamento. Più piano dici, vabbè, sono a spasso. Questa è l'intensità giusta per sentirsi bene anche con se stessi. Sì, tra l'altro è l'intensità migliore per bruciare grassi. Esatto. Tra le altre cose, quindi. Infatti adesso ne facciamo un'altra ripetuta, sempre da 3 minuti, esattamente come quella appena conclusa. Qui recuperiamo ancora bene, vediamo un po'. È impegnativo, però si fa bene. Per tenere il fisico comunque in allenamento, e come dicevamo prima, in un periodo magari un pochino lontano dalle gare, per fare una bella base e arrivare alle gare pronti. Esatto, proprio così. Ricominciamo. Vai. Torniamo a intensità 6. Andiamo su un po' di freno anche del mio kicker, che mi aiuta con i rapporti. Non abbiate fretta a far salire i battiti, eh. Tenete un'intensità, un certo freno del vostro rullo, un certo rapporto e aspettate che i battiti salgano. Se dopo un minuto i battiti sono ancora bassi, aumentate leggermente. Se invece avete superato la zona medio, siete già in zona soglia, dovete rallentare un po', ma questo vuol dire che avete esagerato prima, quindi è un lavoro utile anche per imparare a conoscersi e capire cosa si intende per ritmo medio. Esatto. Adesso durante l'inverno quanti allenamenti fai a settimana più o meno? Ma dipende dal periodo. Adesso ho l'ultima gara, poi dopo stacco, quindi quando si riprende c'è la palestra, fa il uscita in bici, poi dopo verso dicembre si passa prevalentemente uscita in bici, diciamo tutti i giorni, o comunque quasi tutti i giorni. Uscite tanto che durante l'inverno, sì. Sì. Beh, ci sta. Perché comunque le gare iniziano primi di marzo, bisogna essere belli che pronti perché ci sono subito delle belle gare,
quindi mi ha fatto trovare pronti. Direi che si inizia subito con le classiche. Vedremo, sarebbe bello. Vediamo che calendario farai poi. Sì. Tanto ci stai preparando bene con GCN, quindi. Sì, eh. Ancora 50 secondi così. Sempre attorno ai 270 watt, 80. Secondi e poi scarichiamo. Io ho ancora un po' di tranquillità, poi vedo un po' di rosso lì. Sì, ma dopo. Però è lontano. Ok. 5 secondi e alleggeriamo. Recuperiamo bene. Intensità 1. Adesso arriva una ripetuta un po' più lunga divisa in due parti. Faremo la prima parte da 2 minuti esattamente l'intensità 6 che abbiamo tenuto fino adesso, quindi utilizzate lo stesso rapporto, la stessa frequenza di prima. Finiti questi 2 minuti, anziché recuperare, passiamo all'intensità 7, quindi di soglia anaerobica, nel mio caso 300 watt, per altri 2 minuti. E poi avremo ancora 1 minuto di recupero, quindi è una ripetuta simile a quella di prima, dura 1 minuto di più e c'è la seconda parte che è un pochino più dura. Però rimaniamo sempre nell'ambito del per fattibile. Per sbloccarci un po', dai. Sì, sì, sì. Un po' di soglia. Siamo quasi. Ok, torniamo all'intensità di prima. Intensità 6. Via che si parte. Via. Tra l'altro questi lavori sui rulli viene anche abbastanza naturale fare sempre da seduti e questo secondo me aiuta ancora di più a abituare la muscolatura, perché su strada magari ci si alza e si sgranchisce più spesso, qui si è un po' obbligati a stare seduti, cioè ci si può alzare, non è un problema, sì, però pochi secondi, è una sensazione un po' naturale alzarsi sui rulli, sì. Si è abbastanza vincolati e quindi stare seduti per questi minuti e spingere questa intensità a livello muscolare, sento proprio i glutei che stanno lavorando bene, sì. Quadricipiti, questo... Torno a casa super allenata. Sì, ah, guarda, per me un allenamento così è già superiore alla media settimanale, quindi per me va benissimo. Poi ecco, questi allenamenti, essendo calibrati sull'intensità, che è un numero essenzialmente, ognuno di voi li deve calibrare sulle proprie capacità fisiche, quindi... allenamento che impostato così può andare bene a tutti, dall'amica di Diana, la signora Marisa, alla professionista che te lo può fare ovviamente a intensità più elevate della Marisa, ma il concetto fisiologico poi è lo stesso, quello sta alla base. Sì. L'importante è adattarlo alle proprie caratteristiche e non sforare all'inizio. Brava. Allora, sta finendo questo step, sì. Anziché recuperare butteremo giù un dente e andremo ad aumentare. Non dobbiamo fare una volata, è veramente un aumento leggero, guardate come si fa, giù un dente e si torna alla cadenza di prima. Ok. Qua dice addirittura 105 RPM, quindi se vogliamo possiamo anche semplicemente alzare la cadenza. Perfetto, 300 watt. Questo aumento di cadenza aiuta proprio anche a sbloccare, come dicevi te. Sì. Rompe anche un po' il fiato. Ti sta arrivando il fiatone. Arriva. Lo sento.
ancora un minuto, che siamo a tre quarti di questa lunga ripetuta, teniamo duro, continuiamo così. Ancora 40 secondi, respiriamo bene, che la stiamo portando a casa, bene così. Facciamo girare bene le gambine, ancora 25 secondi. 20. Sono lunghi sti secondi finali. Sì, infiniti. Come in salita quando ti dicono spiana, spiana, sì. Ma spiana mai. Citazione popolare. Dai, 5 secondi è fatta. Wow. Ottimo. Recuperiamo a livello 1, proprio facile facile. Ah, fantastico. Ah, bene. Adesso per non farci mancare nulla, ripetiamo ancora una volta la ripetuta iniziale, 3 minuti, intensità 6. Questo è proprio il classico allenamento da medio. Se contate alla fine, su 25 minuti abbiamo fatto 3, 6, 9, 11 minuti a intensità 6, 2 minuti a intensità soglia, poi adesso arriverà anche qualcosa di più croccante alla questa fine. Questa parte è un po' più impegnativa, dobbiamo spingere un po' di più. Si erano abituati all'inizio, adesso non se l'aspettano, sì. Secondo me. Allora, andiamo a intensità 6, 80 RPM, qualcosa in più se preferite. Con questi allenamenti facciamo un po' compagnia ai nostri amici a casa. Sì. Perché capita tante volte che devi andare su rulli, non hai voglia. È quello che cerchiamo di fare, sì. Io e Anna, adesso anche con te, che ci dà una mano a intrattenere. Però sì, proprio questo significato. Vogliamo degli impattati belli fit. Esatto. Così dopo sono tutti pronti per uscire in bici. Un allenamento di questo tipo, come starete notando, visto che siete da tanto tempo all'intensità aerobica abbastanza alta, il nostro corpo produce un sacco di calore. Sentirete proprio accaldati, più che in lavori dove sono accelerazioni massimali, poi recupero, perché bisogna stare tanto tempo con la caldaia che brucia, quindi tutto questo calore che state producendo, oltre ad essere dissipato con delle ventole, mettete davanti ai ventilatori, però sono tutte calorie che bruciate, che buttate fuori, il vostro corpo sta bruciando tanto adesso e anche tanti grassi, non soltanto lo zuccheri, quindi un ottimo lavoro anche per perdere peso questo, per aiutare a perdere peso. Poi ovviamente il peso si perde non quando si pedala ma quando si sta a riposo perché si è alzato il metabolismo. Quando si è a tavola. E quando si è a tavola perché si evita di buttare dentro più di quello che serve. Ancora 40 secondi. Poi si recupera e poi sorpresa croccante sul finale, come piace dire gli inglesi, crunchy. Ultimi 30. Sì. Dieci secondi ancora.
recupero. Questi recuperi però sono molto brevi, eh? Beh sì. Però nell'allenamento di 25 minuti sì, non può avere recuperi lunghi, pensato per sfruttare al meglio il poco tempo a disposizione. Esatto. Quindi ancora 45 secondi, rilassati, rilassati. Poi iniziano 30 secondi, intensità 8. Intensità 8 vuol dire che siamo già in zona lattacida, quindi oltre al nostro sistema aerobico stiamo usando anche il sistema anaerobico, quindi vuol dire fatica. Non è uno sforzo massimale, quindi non fate una volata tutta come se fosse un 10 appunto, non è nemmeno un 9 che è un quasi massimale, un 8 che vuol dire fatica vera, ma siamo ancora in una situazione di gestione dello sforzo, quindi non allarmiamoci, consigliate 100 rpm e partiamo subito fra 10 secondi, quindi mettiamo già il rapporto giusto. Nel mio caso in testa 8 sono circa 400 watt. 2, 1, via, 30 secondi forte, allez. Bene così, ancora 10 secondi. Due, uno, recupero. Solo 30 secondi, non stiamo neanche a cambiare rapporto, semplicemente rallentiamo la cadenza, non spingiamo, accarezziamo i pedali e respiriamo bene. Adesso ancora 30 secondi così, poi anziché recuperare si fanno 30 secondi al nostro amato livello 6, che oggi ha tenuto compagnia. Sempre ancora presente. 5 secondi. Vai. Pronti? 3, 2, 1, allez, intensità 8, 100 rpm. Dieci secondi. Uno, non si molla, andiamo in intensità 6. Quindi teniamo le 100 rpm. Intensità 6 vuol dire che alla fine basterà scalare uno, massimo due rapporti e ci siamo. Teniamo ancora 15 secondi. Non molliamo adesso. È l'ultimo sforzo di oggi. Dai che ci siamo. 5. 3. 2, 1, vai. Grande, abbiamo portato a casa. Sì. Questi 2 minuti belli tranquilli, prendiamo fiato, defaticamento. Sì. E ci salutiamo anche perché sì, sta per finire questa sessione. Come ti sei trovata? È stata molto allenata. Ti è piaciuta? Sì. Questa sì, eh. Però c'è ragione, Maranga, non sudi, eh? No, però faccio fatica, non è fatica. Sì. Bene, dai. Se questi video vi piacciono, come magari sapete già, c'è una playlist in GS in Italia dove sono presenti tutti i video che abbiamo registrato indoor da periodo pandemia in avanti, quindi comincia ad esserci veramente tanta roba. Ne stiamo registrando ancora, quindi restate aggiornati, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per sapere quando escono i nuovi video. Mettete like. Mettete il like perché qui abbiamo fatto fatica, l'avrete fatto anche voi sicuramente, quindi il like è rivolto anche a voi perché oggi siamo impegnati, in poco tempo vi ho fatto un bel lavoro utile. Magari mettete nei commenti qui sotto come siete trovati. Esatto, iscrivetevi anche al canale. Ma sei bravissima. Hai visto? Mi sono preparata, ho studiato. Fantastico. Oh, grazie Alessia, ti facciamo un grosso in bocca al lupo per la stagione. Grazie. Ti auguriamo tanti successi o perlomeno di crescere, visto che anche sì, sei ancora giovanissima, l'obiettivo immagino sarà sì, quello. Quindi. Io intanto continuo a seguirvi, bravissima, guardare i vostri video, fatelo anche voi, mi raccomando. E niente, ormai abbiamo finito. Esatto, manca poco. Siamo alla fine. Adesso doccetta, ci rilassiamo un po' sì, e torniamo alla vita di tutti i giorni. Esatto. Benissimo. Non era impattante, ma l'ho sentito comunque sì, il tuo lavoro. Anche io. Fantastico.
Ciao ragazzi. Ciao a tutti. A tutti, alla prossima. Ciao. Bentornati a una nuova sessione di... Maranga, non ho detto... No, è stato dito. Aspetta, a ver. Aspetta. Sì, in blu.